Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo del nuovo digitale terrestre. Sì, già perché sta arrivando il digitale terrestre di seconda generazione, chiamato DVB-T2, che prenderà il posto dell'attuale DVB, cioè praticamente dell'attuale digitale terrestre. Siamo già in fase di piena transizione e questa terminerà su per giù a giugno del 2022. Ho già realizzato parecchi video in merito a questo argomento, tra l'altro hanno avuto anche un discreto successo. Ve li lascio tutti quanti qua e giù vi lascio anche la playlist legata a questo mondo. Perché ci preoccupiamo oggi del digitale terrestre che arriverà nel 2022? Beh, perché man mano che nelle zone viene spento il segnale del DVB-T, non vengono più, cioè l'attuale digitale terrestre, non vengono col nuovo sistema più visualizzati determinati canali, determinate trasmissioni, quindi nel momento in cui c'è un passaggio e il televisore, il decoder messo in esso oppure il decoder esterno non dovesse più essere compatibile con questo nuovo standard. Buio totale. Ma perché stiamo passando verso questo nuovo digitale terrestre? Beh, sostanzialmente perché ogni 10 anni circa abbiamo uno switch off delle tecnologie, lo stiamo vedendo pure con internet, dove si sta passando dal rame pian piano verso la fibra ottica, adesso si sta passando da un vecchio codec dell'MPEG-2 verso il nuovo codec che è quello dell'MPEG-4. L'MPEG-4 è un nuovo sistema di compressione che in realtà noi già conosciamo abbastanza bene perché lo visualizziamo all'interno dei PC e dei video che in questo momento vengono trasmessi attraverso questo sistema, ma non lo è affatto nelle TV dove si utilizza ancora il vecchio MPEG-2. Quindi MPEG-4 comporta non soltanto una maggiore efficienza e quindi un maggior trasporto dei dati, ma anche una migliore qualità dei dati. Quindi non si tratta soltanto di passare dall'MPEG-2 all'MPEG-4, però il nuovo DVB-T2 porta con sé anche nuovi sistemi di compressione, tra cui principalmente l'EVC, lo chiamerò EVEC, Main 10. Attenzione, anche qui c'è stato un pochettino di querel, c'è stato un pochettino di disinformazione, perché non viene ben specificato, non è stato ben specificato all'inizio dai venditori di decoder oppure di televisioni che non basta avere l'EVEC all'interno, ma non deve essere l'EVEC di main 8, ma appunto main 10. E questo è ben visibile sulle scatole, per esempio, di alcuni decoder oppure semplicemente guardando le caratteristiche tecniche, dove anche lì obiettivamente non ho sempre visto tutto quanto qua bene. Vedete, nel momento in cui avete una scritta del genere, significa che stiamo parlando di un prodotto che è già compatibile con il nuovo standard DVB-T. Allora, il problema principale adesso diventa questo: ma io il televisore che faccio, lo conservo oppure lo butto? Beh, veramente dal 2019 esistono in commercio dei televisori che dovrebbero essere soltanto compatibili con questo nuovo standard, però si sa, ogni tanto qualche rimanenza di magazzino il venditore potrebbe anche averla rifilata a qualcuno. Oltretutto ha giocato molto sul fatto che all'inizio la definizione dell'EVEC, se dovesse essere 8-bit, 10-bit, non era affatto un qualcosa di scontato, poi è stato definito che soltanto l'EVEC Main 10 H265, anche la sua sigla, potesse essere la tecnologia future proof, quindi quella che viene utilizzata all'interno dei nuovi televisori. Perché si rende compatibile il tutto? Perché c'è stata proprio questa necessità? Che è un qualcosa che mi avete chiesto all'interno dei commenti in migliaia. Beh, non c'è nessun complottismo, semplicemente il polliciaggio dei monitor sta aumentando sempre di più. Lui è un 27 pollici. Oggi nessuno si sognerebbe mai di avere in casa come principale televisore un 27 pollici, visto che ormai i 40, i 45 e anche i 50 praticamente costano meno di uno smartphone. Cosa significa avere un polliciaggio più ampio? Semplicemente significa avere delle immagini che non possono più essere piccole secondo il vecchio standard, ma semplicemente devono essere più grandi affinché possano riempire adeguatamente lo schermo. Tra l'altro, il passaggio dal DVB al DVB-T2 cambia anche a livello tecnico, perché mentre il DVB-T attuale utilizza una frequenza che è 700 MHz, il DVB-T2 ne utilizzerà un altro. E la 700 MHz che adesso viene usata dalle antenne, immaginate anche quelle interne, per ricevere il segnale televisivo, domani sarà utilizzato per il 5G. Quindi noi come facciamo a distinguere un televisore abilitato al DVB-T2 oppure no? Beh, semplicemente basta sintonizzare il nostro televisore, accendo la TV e scopriamo subito se questo catorcio di 11 anni, anzi forse anche 12, è compatibile con il nuovo standard. Basta semplicemente raggiungere il canale 100. Ecco, guardate, arrivate al 99, nel momento in cui provo ad andare verso il 100, salto direttamente al 104. Significa che lui non è compatibile. Quindi, se avete un televisore che già riesce a vedere questi due canali, questo non è il video per voi perché appunto il vostro televisore è già in grado di poter sopportare il tutto.
Diversamente, se avete un televisore vecchio come il mio, beh, dovete un attimino adeguarvi a dotarsi di un decoder. Oggi parliamo infatti proprio del DigiQuest Voice, che è un decoder che mi ha mandato la DigiQuest, che io ho chiesto loro per un semplice motivo: si integra con Alexa e quindi avrei potuto portare qualcosa in più. Tra l'altro questo decoder è molto simpatico perché, guardate, dietro vi faccio vedere le porte, ha la porta per l'antenna, una porta Ethernet, un HDMI, una presa SCART e il power. Quindi vuol dire che fondamentalmente questo decoder è in grado di avere della connettività da inserire all'interno. Se non tutti quanti voi avete il cavo Ethernet da poter portare qua dentro, qui avete una porta USB che serve o per collegare degli hard disk esterni oppure delle chiavette esterne per memorizzare i canali, oppure per introdurre questo tipo di chiavetta che viene dato in confezione e altri non è che una chiavetta Wi-Fi. Quindi in questa maniera diventa anche un dispositivo Wi-Fi. E avere un dispositivo Wi-Fi integrato su un catorcio di 12 anni oppure su un catorcio ancora più catorcio che addirittura la presa SCART, ragazzi, secondo me è tanta roba. Beh, il collegamento risulta decisamente semplice, anche perché ciò che viene richiesto è inserire il cavo dell'alimentazione, inserire il cavo HDMI che collega il monitor, o meglio, scusatemi, la televisione a questo aggeggio, e staccare da dietro l'antenna e infilarla qua dentro. Dopodiché si sceglie la fonte esterna, si va su HDMI e il gioco è fatto. Ovviamente io già l'ho preinstallato, quindi ho già fatto il setup, che è veramente molto facile, però la particolarità di questo televisore adesso è questa. Io prendo il telecomando, ecco, pigiamo 100 e come notate ho la schermata che mi indica che il test dell'HEV Main 10 è stato superato, quindi ho reso questo televisore compatibile. Ok, dopodiché, dopo aver fatto il setup e aver verificato un pochettino tutto, siamo pronti a utilizzare quella che è la vera feature, quella che è l'elemento più bello di tutto quanto questo sistema, che è l'integrazione con Alexa, che io ho qui a fianco a me, non so se si vede qua dietro, eccolo qua, e quindi è in grado di dialogare direttamente con il sistema. Ho messo il televisore in muto in modo tale da poter parlare io, però adesso sentirete anche l'audio dalla voce direttamente di Alexa. Ad Alexa è possibile impartire un pochettino di comandi, come per esempio: Alexa, vai sul canale 5. Mi sintonizzo su canale 5 sul ricevitore di Quest. Questo è Genitori Film. Chiaro? Quindi è molto semplice poter impartire dei comandi a questo sistema. Oppure dire: Alexa, aumenta il volume a 50. Chiaro che adesso voi la modifica non la notate perché io ho messo di base il muto non al digitale terrestre, quindi al decoder, ma al televisore, in modo tale da poter parlare. Però esiste veramente una serie di comandi che è tutta quanta inserita qua in questa lista, che è il manualetto di istruzioni, come per esempio: Alexa, vai al prossimo canale. Ok. Alexa, abbassa il volume. Alexa, vai al canale 1. Mi sintonizzo su 1 sul ricevitore di Quest. Ma non soltanto riconosce il numero del canale, quindi il canale 1 piuttosto che il 2 piuttosto che il 3, ma anche il nome del canale. Per esempio: Alexa, vai su Food Network. Mi sintonizzo su Food Network sul ricevitore di Quest. Questo è fatto in casa per voi. Insomma, è un dispositivo abbastanza smart diventato adesso il mio televisore, anche perché, come notate, l'integrazione con Alexa si fa sentire. Ma guardiamolo un po' il menu. Come ho fatto ad impostare una cosa del genere? Beh, semplicemente si va sul menu. La prima cosa da fare è la ricerca del Wi-Fi, se avete collegato il Wi-Fi, altrimenti in Ethernet state già direttamente. E nella ricerca del Wi-Fi bisogna, come vedete, selezionare il Wi-Fi che si ritiene più opportuno. Io ho selezionato Fritzbox. Unica cosa, attenzione: nel momento in cui vi comparirà un nuovo dispositivo, state attenti perché le lettere sono già preimpostate in maiuscolo. Dovete agire sul pulsante K per poter vedere le informazioni in minuscolo, già perché le password del Wi-Fi sono case sensitive, cioè praticamente la A maiuscola è diversa dalla A minuscola
e così via. Una piccola critica agli amici di DigiQuest: non si riesce a comprendere qual è l'intensità del segnale. Vi assicuro che il segnale non prende esattamente a piene tacche dappertutto, tant'è che se il televisore ce l'avete molto distante dal router occorrerebbe o avvicinare il router o avvicinare il televisore, ma io in questo caso ho messo un repeater della VM qui vicino in modo tale che potesse essere compatibile con Alexa. Tra l'altro stavamo parlando dei difettucci, un altro piccolo difettuccio è che nella scatola non ci sono le pile per il telecomando. DigiQuest, per favore, ottempera, e già che ci siamo, una porta USB è troppo poca, perché se io lo uso in Wi-Fi non lo posso utilizzare, a meno che non compri qualcos'altro, anche come PVR. Già, perché questo sistema permette anche la registrazione dei canali televisivi all'interno di un dispositivo. Chiaramente è possibile anche poter leggere da quel dispositivo, quindi da quella chiavetta, video, oppure ascoltare musica, oppure vedere delle immagini. Beh, un sistema, come notate, inibisce l'altro, a meno che io non compri un hub la cui compatibilità è tutta da verificare, anche se credo che alla fine ci possa essere. Quindi dicevo, guardate, il menu è molto semplice, è abbastanza grafico. Questo è il media player, questa è la possibilità di utilizzare le periferiche USB che io non posso utilizzare perché c'è il ricevitore Wi-Fi qua dentro. Successivamente ho la possibilità di vedere, di guardare tutte quante le informazioni. Ci sono anche alcuni giochi, tipo il Tetris, per esempio. Ero un campione tanto tempo fa di Tetris, vediamo adesso. Ok, come notate, ok, ho la possibilità proprio di poter giocare a quello che era il mio gioco preferito, ma diciamo qualche anno fa. Quindi posso tranquillamente uscire dal Tetris, ho anche il serpente e il Gobang, che non so ancora cosa sia, persone verso il computer, non lo conosco. Per quello che serve ho anche la possibilità di guardare il meteo, chiaramente però non in tutte le città, ma soltanto in alcune purtroppo, e posso anche accedere a Google Maps, e sinceramente non ho capito questa funzione all'interno di un televisore, però cioè, è tanto di guadagnato. Per quanto concerne invece tutte quante le altre impostazioni, beh, queste sono tipiche di un televisore, quindi non mi starò qui a soffermare più di tanto, insomma, le conosciamo su per giù tutte quante. Bene ragazzi, il decoder costa una cinquantina d'euro, che chiaramente è possibile anche per chi ha un ISE inferiore a 20.000 euro richiedere a modo di bonus, in modo tale da non poterlo pagare oppure da pagare in parte un decoder, perché l'ultima cosa che non vi ho detto è che esiste un sistema di incentivi che chiaramente è possibile avere soltanto a determinate condizioni. Queste vi danno la possibilità di godere di 50 euro di sconto o sull'acquisto di un oggetto come questo, che comunque già di per sé vale 50 euro, oppure su, quindi praticamente vi viene gratis, oppure semplicemente con un buono che può essere usato per acquistare decoder di migliore qualità. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso fatemelo sapere con un like, trovate la playlist qua giù delle TV, io vi ringrazio, qui vi faccio comparire due video un pochettino più tecnici sull'argomento nel quale potete approfondire le vostre conoscenze. Da Francesco Lorenzo è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!